Naomi, ma io avrei una certa famina. Cosa mangiamo? Sai che anch'io ho una certa fame. È la mezza. Dobbiamo ancora iniziare a cucinare, quindi andiamo. Cosa prepariamo oggi? Oggi prepariamo una pasta integrale ai funghi porcini e panna ai funghi. Vuoi Quindi vedere? doppiamente i funghi. Sì. Via! Allora, iniziamo con mettere l'olio extravergine d'oliva, ovviamente. Sempre in ogni ricetta olio extravergine d'oliva. Aspetta che accendo anche la lucina qui. Un Metti, raffico metti, metti. d'olio. Aspetta, non si è visto? Oddio, mi sono rimota la faccia. Per Ok. Oh. fare più presto io ci metto l'aglio in polvere. Quindi vado a prendere il mio dispensatore di spezie. Ah. Ok, Non è basta. troppo. No. È più buono. Vabbè, io mi fido. Intanto lassù non so se si vede, però c'è Non si vedrà mai. E ci aggiungiamo i funghi, mi raccomando, questi qui, altrimenti non viene buono. I funghi porcini, non andrà mai a fuoco. Sono i più buoni in assoluto. Non li messo a fuoco perché comunque bisogna metterli insieme alla pasta. Io deve essere funghi porcini con un po' di pasta. Scendo qui e bisogna farli cuocere per una decina di minuti. Intanto mi porto avanti e vado a preparare la pentola dove farò la pasta. Ci sono anch'io. Non accendo perché dovremmo aspettare i nostri genitori, però dopo l'accendo. Visto che mi sono accorta che non avevo né carne macinata né salsiccia, che potevo benissimamente sbriciolarla, io ci aggiungo la pancetta che ho trovato nel frigo e bisogna anche consumarla. So che dovevo aggiungerla prima, ma me ne sono accorta adesso. Metto un altro pochino. Tanto la pancetta va bene su tutto, anche nelle cose dolci. No, non è vero. Ok, io ho cambiato frigo perché era troppo alto. Mettiamo questo, fiamma bassa, più o meno, minimo. Naomi, la prossima volta facciamo le crepe, però le faccio io, Perché non le perché facciamo insieme? le facciamo insieme, così la cucina la distruggiamo. Ma vabbè, proviamo. Ho messo già un pezzettino di mancetta. Assaggio in diretta. E pancetta. La pasta integrale la facciamo perché in questi giorni stiamo mangiando come dei maiali. Non so se lo sapete, ma la pasta integrale serve per non mettere a fuoco le immagini, perché se tu metti a fuoco le immagini con la pasta integrale sei un coglione. Ha dei carboidrati Come così posso dire? complessi Ah! che non vengono capiti dal nostro corpo subito, perché sono E difficilissimi. poi a parte quello fa andare in Contiene fibre, potevi bagno. dire semplicemente. Contiene fibre, quindi già sapete cosa fa la fibra. Mentre lei parla, io mi metto a Girare. girare e ho scoperto che il buchino qui serve per fare questa cosa. Non sto scherzando, veramente. Comunque devo pesare la Oh, pasta. ho sbagliato. No, comunque stavo pensando che secondo me conviene accenderla. Ci aggiungiamo un po' di panna, facciamo Le forbici stanno qua. sodare, ecco. Mettiamoci la panna. Com'è? Facciamo assaporare tutto insieme. Perché sembra che è finito? In realtà nel fondo c'è tantissimo, guarda qua. C'è Intanto giro. tantissimo, c'è un'altra cucchiaiata. Grazie Mirko che mi aiuti. Adesso chiameremo i nostri genitori a vedere dove stanno. Facciamo assaporare tutto un pochino. Ok, spengo. Però dobbiamo chiamare mamma e papà. Tanto qui l'acqua bolle. Dov'è il telefono? Mirko, ma che ne dici di apparecchiare? Devo proprio di qua. Apparecchi tu, apparecchio io. La tecnica segreta. Faccio. La tecnica segreta? La tecnica segreta per apparecchiare la tavola. Prima di tutto
Ci si soffia il naso. Si prende la tovaglia. Ma è una tovaglia questa? No. Non è una tovaglia. Sì, però è piccolina quella nostra tavola, credo. Che dicevo? No, bene, va bene uguale, sì, sì. Vai. Si prende la tovaglia e... Olì! Tutto apparecchiato. Visto che l'acqua sta bollendo, calo la pasta. Poi ci mettiamo il sale. Non ci ho messo il sale qui perché la pancetta ha già salato di suo. Quanto tempo devo aspettare che cuocia la pasta? 7-8 minuti. 7-8 minuti. La pasta è pronta, non ci resta che scolarla. Tra poco si mangia. Ora accendiamo tutto il sughetto che ho fatto. Ci mettiamo la pasta. E sono arrivati anche i nostri genitori. Proprio tempismo perfetto. Apriamo. Dobbiamo girare. Dobbiamo girare. E non va a fuoco. L'immagine, perché il resto sì. Ci mettiamo un po' di eccolo qui. Ci mettiamo un po' di formaggio. E giriamo. Facciamo amalgamare tutto il sughetto alla pasta. Spegniamo e andiamo ad impiattare. Ed ora si mangia. Ottimo. Buono. Grazie Nami, era buonissimo. Ciao.